Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo Neon Noodles. Ringrazio vivamente Vividelix per la free key. Trovate il link di Steam in descrizione. Proviamo questo gioco. Livello 1 Slice Avocado. Non ho la più pallida idea di come si giochi, eh? Non ne ho la più pallida idea. Ok. Vediamo se riusciamo intanto ad abbassare un pochettino la musica. Perfetto, Slice Avocado. Ok, benvenuto e iniziamo a giocare su un esistente programma. Allora, la ricetta che mi è mostrata, viene mostrata la ricetta di come fare, richiede praticamente l'avocado che deve essere tagliata alla stazione e fare le fette di avocado. Quindi qua c'è il computer, premi play, il bottone per iniziare il programma di playback. Ok. Ah, qua sotto abbiamo tutta la serie di quello che va a fare. Ok, quindi lo prende, lo taglia e lo porto qua. Ok, perfetto. Mi sta già piacendo. Ok, avocado. Iniziamo le basi. Registrare un programma. Ok, muovi il cursore sul robot. Ok, inizia registrazione. Iniziamo la registrazione premendo sull'iconcina. Dopodiché clicchiamo sulla posizione che è mostrata, selezionata in questo caso, highlighted. Clicca l'avocado per produrre o comprare. Ah, ok. Cliccato. Adesso clicca e muovi il bottone dove lampeggia. Ah, ok, qua sotto è la sequenza, quindi dobbiamo premere 3 volte, cioè lui praticamente va a step. Quindi cliccando una volta si gira, un'altra volta si gira ancora e poi cliccando una volta cammina di casella. Quindi è tutta step, quindi il programma è questo. Ci sarà un buffer di memoria o la memoria sarà satura, avremo tutto. Adesso andremo a vederlo perché mi piacciono questi giochi qua, sono molto interessanti. Clicca avocado consumer to sell avocado. Ok, clicchiamo. Ritorna alla posizione 1, 2, 1 e 2. Perfetto. Premiamo play e lui fa la sequenza. Infatti sotto vediamo la sequenza. Ne dobbiamo vendere 5. Perfetto. Slice avocado and catfish. Ok. Introduciamo le recipe istantanee, quindi le ricette istantanee. Allora, muovi il cursore nel robot 2, quindi quello in basso. Registriamo. Andiamo qui. Lo prendiamo. Se teniamo premuto, lui cammina fino a quando non sbatte su uno di questi qua. Posiamo e poi di nuovo, perché una volta l'abbiamo posato, una volta lo prendiamo, andiamo qui e poi lo vendiamo, giusto? Generate a return to start introduction. Quindi se facciamo questo return to start, lui la sequenza la riproduce all'infinito, giusto? Play record. Ok, qual è il record? Questo? No? Ok, play recorded program. Ah, ok, giusto. Ah, attenzione, lo fanno entrambi. Quindi possiamo farlo in multiple. Ok. Introduciamo le automatiche e i manuali. Ricette. Allora, play pre-recorded program. Ok, premiamo quello già pre-registrato. Stop il programma. Stoppiamo. Ok, edit the program. Quindi clicchiamo, editiamo. Step forward. Cioè, vai avanti fino a quando il programma, fino a quando non trovi la prima asterisco. Quindi andiamo avanti. Quindi questo, penso. Sarà questo?
Sì, primo asterisco. Ok, inserisci un wait introduction, quindi un'attesa. Come faccio a mettere il... Ah, eccolo qua. Wait introduction. Mettiamolo, lui aspetta. Verifica e modifica il programma premendo play. Watch. Ah, ok. Serve il riso che viene bollito. Ok, e stop il programma. Praticamente, siccome il tempo del riso deve essere, il riso deve essere bollito, ha bisogno e necessita di tempo, lui ci ha fatto inserire un wait. Questo wait, noi aspettiamo che il riso viene bollito, perché se no lui lo prende, lo lascia e lo prende subito, ma il riso ancora non è bollito. Comunque, il cursore con le bacchette mi piace. Ok, clicca fra i due consecutivi asterischi. Nel secondo programma. Ah, aspetta, possiamo fare. Oh, fico. Possiamo cliccare anche direttamente qua. Perfetto. Inserisci due more generic instruction. Premendo le cutting station. Quindi qua. Uno e due. Ok. Quindi tagliamo quattro volte così. Premiamo play. Lui fa uno. Ok, perché la recipe necessita di questo qua. Ok. Sì, è un po' un casino. Ok. Pulire le shrimp sono. Dai, aiutatemi, i gamberetti. Non mi ricordavo. Allora, creiamo il nostro primo setup dall'inizio. Muovi il cursore qua. Posiziona il produttore di gamberetti. Ora posiziona il tagliatore, la stazione di taglio, questo, e poi posizioniamo questo dove vengono sbucciate. Posizioniamo sotto il robot qui, no, qui, ok. Posizioniamo il robot, perfetto. Apriamo il menu del robot, che è questo. Lo posizioniamo a sinistra. Dopodiché, questi sono tutti i comandi? Sono tanti. Questo cos'è? Bring up the layout menu. Ah, no, aspetta, oh. Torna dove eri prima. Vabbè, ho sbagliato. Va bene. C'è stato un piccolo errore. Ho sbagliato. Ok. Questo, riposizioniamo questo e questo posizioniamo così, lo giriamo. Ora, editiamo il programma. Quindi questo per registrare, manual recipe richiede due generi azione. Per farlo, il programma dovrebbe avere quattro generiche azioni su cutting station e mettere giù, fare e prendere. Quindi qui c'è tutta la ricetta. Quindi dobbiamo prendere due azioni. Esatto. Con due azioni fai pill. Ok. L'abbiamo. Poi andiamo qua. Qui lo dobbiamo tagliare. Quindi dovrebbe avere quattro azioni generiche sul cutting. Quindi quattro. Poi in teoria l'ha tagliato, che è mettere giù, fare e prendere. Poi andiamo qui e lo posiamo, giusto? Esatto, vediamo se è giusto. Ok, boot collision, perfetto. Dopodiché, che lui è arrivato qua, dovremmo ritornare qua e dobbiamo dirgli di farlo all'infinito. Si può? No. Vediamo. Forse siamo arrivati al cap? Ok, no, lo fa. Ce l'abbiamo fatta? 5, grande! Salviamo. Questa ricetta richiede di
Entrambi gli ingredienti devono essere posizionati in una stazione di bollitura. Quindi la ricetta richiede entrambi gli ingredienti di essere bolliti nella stazione. Prima aspetta 3 volte. Ok, proviamo, eh. Allora, dobbiamo prendere questo. Questo qua cos'è? Ah, lui vuole questo. Questo aggiunge lo sciroppo. Quindi beans più medio shipper su la moon station. Aspetti 3 e fai i maple beans. Quindi facciamo così. Questo. Poi facciamo la bollitura. Scusa. Questo. E se io faccio così, evito di fare tanti step, no? Quindi prendiamo questo. Prendiamolo. Aggiungiamo questo. Lo posiamo qui. Ci vogliono 3 pause. 1, 2, 3. Lo prendiamo. E lo posiamo qui. Ci giriamo. Facciamo il ripeti e vai. No, non ha aggiunto. Ok. Non ha aggiunto la bolla, la sciroppo. Quindi significa che quando siamo qua dobbiamo andare qua e posizionarlo. Questo qui lo dobbiamo cancellare. Questo viene cancellato e questo viene cancellato. Abbiamo posato. Ci giriamo di qua, prendiamo questo e lo posiamo. Aspettiamo 3, lo prendiamo e facciamo il tutto. Vediamo. Ok. C'è qualcosa che non mi quadra. C'è qualcosa che non mi quadra. Rifacciamo tutto da capo. Allora, prendiamo il riso e lo mettiamo qua. Prendiamo lo sciroppo e lo mettiamo qua. Attendiamo. Prendiamo il contenuto e lo mettiamo qua e ci giriamo. Tutto ripetuto. Vai. Esatto. Così evitiamo di fare passetti. Attenzione. Livello completato. I cicli di 69. Dice te. Allora, l'istogramma mostra quanto punteggio. Buttare rettangolare. Program sites. Ok. No, ci sta. È veramente veloce, no? Dovrebbe essere il massimo massimo, no? Oh, livello 7. Vediamo un po' cosa ci... Adoro questi giochini così, dove devi programmare. Ah, è il tempo di fare un po' di sushi. Allora, il sushi... Ah, non ce lo dice cosa dobbiamo fare. Allora, dobbiamo prendere il riso e bollirlo. Aspettare un'attesa, diciamo così. E ci fa il riso bollito. Poi dobbiamo tagliare il pesce. Per fare il pesce tagliato. Dopodiché dobbiamo bollire il riso. Aggiungere, prendere il riso bollito, aggiungere il pesce tagliato sulla rolling station con un'azione e fare il nigiri. Ok, vediamo un attimo. Allora, posizioniamo il riso e posizioniamo il bollitore. Dopodiché abbiamo abbiamo messo quello, quello, abbiamo preso il bollitore. Ok, ci abbiamo il riso bollito. Dopodiché dobbiamo prendere un pesce. Il pesce dobbiamo tagliarlo. Tagliarlo... potremmo tagliarlo qua. Lo tagliamo qua, dopodiché tagliandolo abbiamo il pesce tagliato. Dopodiché prendiamo il riso da qua, il
quello tagliato da lì e lo mettiamo nella rolling station. Aspettiamo e abbiamo il nigiri, giusto? Quindi abbiamo un robot che fa così. No, intanto si gira. Ok, allora registra, prende questo e lo posiziona qua. Poi prende un pesce, va qua e lo taglia. Qui ci dobbiamo mettere un'attesa. Però attenzione, potremmo anche... Aspetta, aspetta. Questo qui... Fermi tutti, fermi tutti. Roll station. Fermi tutti. Pesce. Taglio. Consegno. Allora. Prendo il riso e lo metto qua. E deve aspettare. Prendo questo e lo metto qua. Così posso ridurre il tempo, no? Se io vado qui sto aspettando, cosa faccio? Lo prendo e già lo posso trasportare qua. Sì, sono due step da fare in più. Però non è un problema. Poi lo prendo e lo posiziono qua. Il tutto. Ripetuto, vai. Vediamo. No, mi sono dimenticato una cosa. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Mi sono dimenticato che quando lui va qua... Lo deve riprendere, esatto. Vai. Esatto. No, stop, stop, fermi tutti. Quando va qua, con un'azione, quindi noi lo prendiamo, lui fa un'azione perché già li abbiamo messi prima. Ok, vai, vediamo. Prende il pesce, lascia quello, però non lo prende. C'è qualcosa che mi sfugge. Tagliamo. Non c'è step by step? Forse sì. Ok. Lo posiziona, ma quando lo posiziona non me lo raccoglie. Cioè lui lo mette. Allora, lui mette il riso bollito. Incise la rolling station con un'azione e fa il nigiri. Ma però non lo fa. Cioè il nigiri, lui dovrebbe prenderlo qua, in teoria. No, si gira. C'è un giramento qua. Questo non si deve girare qua. Esatto, vediamo. Riso bollito, pesce. Ok, boat collision. E mo, ok. Lo mette, prende. No, 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 no. Fermo, fermo. Ok. Lo prendo. No. Che non... Ah, ok, niente. Lo prende, si gira e lo molla. Vai, vediamo. Riso. No. Ok, non ho capito. A meno che non posso farlo... In teoria sì, però. Cioè, scusa. Riso bollito, rolliamo. Lui lo taglia. Lo prende.
mi giro, lo posiziono qui, lo raccolgo, lo posiziono qui. Vediamo. Non riesco a raccoglierlo. Per fare il nigiri ci vogliono questi due. Con una semplice azione. In teoria è questo. Però se io faccio così. Riso. Pesce. Qui c'è il nigiri. No, c'è qualcosa che non mi... che non va bene, signore. Pesce, lo taglio e lo prendo, lo poso nel roll. Vediamo, lo riprendo di nuovo. Ok, fermi tutti, che forse ho capito. Forse vuole un po' di tempo? Esatto, voleva 3. Ce l'abbiamo fatta. Ok, se n'è andato tutto a scatafascio, però in teoria, vediamo un attimo, prendo il riso, poso quello, taglio, posiziono. Il problema è che devo ritornare in posizione. Quando arrivo qua, lui cosa deve fare? Deve girarsi di qua e tornare qua. Vai, adesso è giusto. È una sequenza lunghissima, però. Sì, è andata, è andata, è andata, è andata, è andata, è andata. Vai, 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 vai. Vai, sì, ci siamo, ci siamo. Grande! Sì, naturalmente. Potremmo fare molto meglio. Perfetto. No, no, ok, l'abbiamo fatto, va bene. Bene, signori, io direi che per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Il prossimo è qui che non so assolutamente cosa sia il qui che. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate passato un po' di tempo in relax guardando questo gameplay, questa preview. Vi ricordo che in descrizione trovate il link dove potete scaricare il gioco da Steam e come sempre siete mitici. Bye bye!